anche per i nostri tifosi, per chiunque voglia bene alla Ternana e abbia a cuore le sorti della Ternana. Ho avuto questo incontro chiarificatore con definitivo, insomma, c'erano pochi dubbi, con la proprietà e con il presidente, riscontrando nella volontà della proprietà di fare e di operare in maniera seria ed importante. E vi devo dire che ho trovato il signor Bandecchi assolutamente determinato, tanto per dire, vi posso tranquillamente dire che si è reso assolutamente conto degli errori dello scorso anno, che sono imputabili certamente alla mancanza di conoscenza di questo mondo del calcio, ma ha ribadito la sua ferma volontà di mantenere fede a tutti quegli impegni che lui ha preso nei confronti di Terni e dei Ternani. Per esempio, è fortemente intenzionato a costruire un centro sportivo e non appena la situazione della città si normalizzerà, sarà uno dei primi atti che farà, insieme ad altre iniziative che lui ha in mente per radicare ancor più la sua presenza qui a Terni. Ci siamo intesi subito sulla necessità di fare in modo di creare per il prossimo anno una squadra che sia da subito competitiva, e vi devo dire che ho trovato proprio da parte sua una spinta notevole, scherzando di dire, insomma, che voleva che il campionato cominciasse domani, che la squadra l'avessi già fatta ieri, insomma, ecco, e quindi ho trovato sia lui che Ranucci, delle persone, come quando sono arrivato, come quando ho parlato con loro, i motivi che mi hanno spinto a venire qui, assolutamente determinati a creare un programma che insomma riporti la Ternana là dove merita di stare. Sono parole sue. Naturalmente siamo tutti amareggiati, lo era anche lui, lo era e lo è, lui, Ranucci, siamo noi, lo sono tutti, sono naturalmente i nostri tifosi, però io con molta onestà vi riporto questa sensazione che ho avuto, più che una sensazione, una certezza, della volontà di fare cose importanti. D'altronde, come ho detto alla proprietà, alla società, lo dico anche a voi, se non fosse così io non sarei venuto e non sarei rimasto. E in un momento, così, una battuta scherzosa, in un momento così di scoramento, io cui lui aveva paventato, insomma, nei giorni scorsi, l'idea che se non mi vogliono bene, io gli ho detto scherzando: cosa fa? Prima mi porta in queste situazioni, poi lei mi abbandona e se ne va. No, lei ha un obbligo morale con me e quindi adesso lei deve stare e insieme ci dobbiamo riprendere. Era in forma scherzosa, perché poi lui ha sorriso e ha detto: no, era uno sfogo, io sono pronto a ricominciare. Quindi dobbiamo rassicurare i tifosi, non perché questa possa rendere meno amara la retrocessione, perché una retrocessione è brutta da digerire, è brutta per tutti. Però dal mio punto di vista
nel momento in cui io ho parlato con Ranucci dal primo giorno, io sapevo che la situazione sarebbe stata difficilissima, un'impresa quasi impossibile. L'ho accettata, ci ho provato, perché soprattutto mi hanno convinto la volontà di entrambi di creare un progetto che possa dare alla Ternana la possibilità di avere successi sportivi importanti. Ho verificato questa coerenza, questo pensiero da parte loro, e vi dico che siamo pronti a ricominciare. Mister, lei parla, voleva aggiungere al discorso che faceva Ivano, lei parla di coerenza, di progetti e della volontà della società. Lei ha sposato questo progetto all'inizio, quindi era già consapevole che magari sarebbe finita male. Sono stati fatti tantissimi errori che non è che riguardano lei, sicuramente per inesperienza, sicuramente per incapacità all'interno della dirigenza. Come intende lei? L'altra volta abbiamo detto, ci diceva, insomma, non parliamo del futuro perché ancora dovevamo giocare a partire, cioè, non fare il manager, e questo l'ha ribadito. Quali punti fermi però chiederà la società? E nel caso lei si accorgesse che tutta questa volontà è di facciata e magari ci ritroviamo di fronte a nuovi errori che vengano fatti per supponenza, ripeto, per incapacità, no, o magari... Per supponenza state tranquilli che non succederà. Insomma, capito, sì. Nel caso trovasse qualcosa che non è come le avevano formulato. No, ve lo dico con molta onestà. Addirittura sono andati oltre e sono io che li ho frenati, perché dico che la società deve essere sempre autonoma e non ci possono essere padroni esterni. Quindi non può essere l'allenatore, non può essere un direttore, la società è sovrana e ognuno deve solo dare il proprio contributo nel ruolo che gli compete. Detto questo, però, io sono stato investito anche da loro di questo, chiamiamolo, ruolo di guida nei loro confronti, proprio per evitare questo genere, e intendo esercitarlo nella maniera più totale. Io non ho imposto un nome in direttore sportivo, primo perché non è corretto, e sono ruoli dirigenziali che sceglie la proprietà, perché ognuno deve scegliere di lavorare con chi crede. Non sono nemmeno la persona che dà l'assenso, cioè che dice sì, va bene, questo mi sta bene, questo no, perché posso lavorare con chiunque. Non ho amici da sistemare, io sono per la meritocrazia in senso assoluto. Non ho amici da sistemare perché sono stato a casa, ho fatto bene e sono stato un anno e 8 mesi a casa, ho fatto bene prima a Genova e sono stato un altro anno a casa. Quindi non ho persone o amici, no? Anche chi viene dal mio paese, eccetera. L'anno scorso era a Palermo e io ero a casa, non mi ha chiamato, quindi se ci fosse un legame in questo senso, un conto è la stima come dire, personale, no? E un conto è poi l'aspetto professionale. Però io, come ho detto al presidente ieri, io sarò, mi sento, l'ho presa, rientra nel mio modo di pensare, un controllore della società e di chi viene a lavorare in società. Se qualcosa non mi piace, io ho strappato contratti grandi e grossi, sinceramente qui non sono venuto
per soldi, non l'ho mai fatto pur non essendo un uomo ricco, e sono, e ho questa ricchezza che per me è un valore assoluto, per cui qualcuno di voi mi può dire che non sono un bravo allenatore, tutti lo possono dire, ed è, può essere un'opinione discutibile, ma io sono e mi sento di poterlo dire con vanto che sono in questo mondo una persona seria, onesta e leale verso i miei principi prima di tutto e verso le persone che rappresento. Se non posso realizzare quello che viene proposto, se non è possibile, io parlo. Parlo e faccio sapere, dico e comunico. Se non è possibile, faccio io un passo indietro. E senza dire no, questo non lo voglio, questo non va bene, questo così, io alzo le mani e dico ok, non mi piace, perché non sono attaccato alle poltrone, non sono attaccato ai contratti. Ma la mia vita è piena di questi esempi, quindi è anche qui è così. Però vi posso garantire che nonostante io queste cose le abbia ripetute più volte alla proprietà, vi posso dire con onestà, ecco perché sono così convinto e mi piace far sapere al pubblico che ci segue, ai nostri tifosi, pur nell'amarezza, di stare tranquilli, sereni, che c'è la volontà di fare le cose per bene. Vi ho detto prima, se addirittura mi si chiede di presentare già il nome, i nomi dei giocatori della squadra del prossimo anno che deve lottare, e io dico, lei gli errori che ha fatto nel discorso non li deve ripetere, deve fare le cose con calma, perché chi deve venire da noi dobbiamo essere certi che sia, che abbia valori tecnici, tattici, morali, ambizioni e di prospettiva. Perché noi non dobbiamo guardare all'obiettivo del domani, e per me il futuro è più a lunga gittato, no? È uno sguardo a un futuro più lungo con ambizioni più grandi per me, per questa società e per questa città. Penso che i sogni vadano inseguiti e vadano comunque coltivati. A me piacerebbe andare via un giorno da Terni, più lontano possibile, e sapere di aver fatto qualcosa che rimanga. Mi piacerebbe, il problema non è vincere una partita o vincere un campionato, è creare le premesse che queste vittorie, se non domani ma dopodomani, possano comunque essere poi condizioni per una stabilità nelle categorie anche superiori, definitiva, duratura quantomeno, e con prospettive. Questo è il mio pensiero, proposto a suo tempo, accettato a suo tempo, che io ho verificato nella chiacchierata di ieri in maniera definitiva.